Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo nuovamente sulla versione giapponese di Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia, perché oggi sono uscite le Feod Transcendence Stage numero 10. Stage che tra l'altro non sarà l'ultimo, a quanto pare, a quanto comunicato ovviamente nella Ope Ope di ieri, e abbiamo praticamente il debutto della nuova arma Force di Charlotta e la sua nuova arma BT. Quindi Charlotta che prende arma Force ed arma BT per il capitolo di Crystal Chronicles. Alcuni ovviamente non si aspettavano questa decisione, però effettivamente la scelta appunto è ricaduta su di lei. Che cosa facciamo in questo video? In questo video ovviamente, avendo le free multi, tenteremo di vedere appunto come vanno queste free multi e vedremo un pochettino quello che esce. In base a quello che esce o che magari uscirà da queste free multi, si deciderà poi come continuare o cosa fare questa sera. Perché questa sera, vi ricordo, ore 21 sul mio canale Twitch sarò live per ovviamente fare le Feod in vostra compagnia. Ovviamente se poi ci sono domande, se ci sono chiacchiere, come sempre su Opera Omnia, avremo modo di aggiornarci all'interno della nostra serata. Detto ciò, i personaggi protagonisti di questa Feod Transcendence numero 10 sono sia Charlotta che Exdeath. Anche Exdeath torna all'interno del gioco con la sua arma Burst Plus. Infatti, se andiamo a guardare la sezione delle pull, dove appunto abbiamo le prime due multisummon gratuite, perché appunto abbiamo il primo banner con l'arma Force, la nuova arma Force di Charlotta, la nuova arma Burst di Charlotta e poi i Companion, che in questo caso sono Lenna, Afmau e poi successivamente Charlotta. Quindi una team composition che in realtà non sarebbe neanche tanto male anche per le richieste della Force di Charlotta. E poi secondo banner, dove appunto abbiamo il ritorno di Exdeath con la sua arma BT che può essere aggiornata a versione Plus, ovviamente livello 90 per entrambi i personaggi, e poi companion del banner abbiamo Exdeath, Irvine e Ida. Qui per esempio mi manca anche Ida, quindi potrebbe essere interessante come cosa. Poi gli altri banner invece sono rimasti gli stessi. Il banner che ci ha salutato in favore di Charlotte è quello di Gabrant. Quindi io, che fino all'ultimo ero quasi indeciso di pullare Gabrant, alla fine non l'ho pullato. Non l'ho pullato perché potrei escogitare una nuova team composition grazie a Charlotte, qualora ovviamente si concedesse in un modo o nell'altro. Detto ciò, io direi di fare la prima multi sul banner di Exdeath. Vediamo un po' che cosa c'è. Abbiamo una bella orb dorata, però nessun caricamento particolare, quindi non credo che ci sia qualcosa di interessante. Probabilmente qualche LD, che sicuramente già ho, dato che ce le ho tutte tranne Ida, quindi potrebbe essere interessante appunto prendere la LD di Ida. E invece abbiamo la X di Exdeath e la X di Ida e basta, ok, e la 15 di Irvine, quindi niente per quanto riguarda ovviamente questa prima free multi. Non è neanche brutta in realtà, 2X alla fine sono sempre 2X, però diciamo che in questo caso il nostro target è un po' più alto. Detto questo, andiamo a fare la seconda multi. Niente, qua addirittura orba azzurra, quindi anche peggio rispetto a prima, almeno lì c'era una orb dorata, però vabbè, diciamo che questa ci può stare, alla fine ci può stare. Purtroppo questo periodo per me non è un granché dal punto di vista delle pull, se devo essere sincero. Purtroppo è un periodo un po' particolare. Ok, proprio mono 15 addirittura, se non sbaglio. Sì, questa è la 15. Mono 15 per quanto riguarda Charlotta. Va bene, allora, io direi che qualche ticket lo posso tentare. Qualche ticket lo posso tentare perché? Perché in realtà a me non interessa tanto la Burst di Charlotta quanto la Force.
Ovviamente la forza di Charlotte deve essere accompagnata, come dicevo prima, da un team composition particolare. E io questo team composition in realtà ce l'ho già in mente. Qualora si dovesse ottenere la force, in questo caso di Charlotte, non sarebbe male appunto avere un team composto con Charlotte, Machina e poi un altro personaggio che potrebbe essere anche Lenna in questo caso. Dato che tutti quanti questi personaggi possiedono gli attacchi HP modificati e quindi mi consentirebbero di sfruttare al meglio la force appunto di Charlotte. Però c'è sempre un però, ovviamente. Il però è che ovviamente l'effetto burst o comunque la burst in generale di Charlotte è comunque un vantaggio, è comunque un boost che dà al mio party. Quindi sono abbastanza indeciso sul da farsi. Innanzitutto voglio tirare qualche ticket, giusto per vedere un pochettino cosa mi dice il banner. In base a quello che mi dice il banner, poi stasera, in caso, decideremo se andare avanti a pullare e continuare, ovviamente, il nostro viaggio sul banner di Charlotte, oppure direttamente fermarci. Quindi andiamo a guardare appunto il nostro premio, che tecnicamente sarebbe questo. Già mi andrebbe bene avere la force, ripeto, per quello che intendo fare io mi andrebbe bene la force. Però qualora dovesse esserci ovviamente anche la burst in mezzo, schifo non mi farebbe. Detto questo, partiamo con questi ticket, vediamo un pochettino quello che riusciamo a fare. Probabilmente ne tirerò un centinaio addirittura. Sì, mi voglio un pochettino sbilanciare. È da un po' che non pullo e avendo visto che comunque con il calamaro nelle ultime partite ho avuto un po' di difficoltà, molto probabilmente anche perché la mia rotazione burst, che giustamente comprende il personaggio di Seppo, È un po' particolare. Quindi non è ottimale, diciamo. Ecco. Qui addirittura orb dorata, che vuol dire tutto e vuol dire niente. Però la orb dorata è una buona partenza, ecco, mettiamola così. Niente, la X, va bene. Queste sono tutte armi che io già ho. Che da un lato mi fa piacere perché... perché comunque sono Power Stone. Ed essendo Power Stone comunque ci sta. Per tutto il discorso delle Force, anche di chi se ne è lamentato, di chi ovviamente ha avuto modo di poter esprimere appunto la sua opinione. E dire appunto che non era entusiasta di questo ingresso per quanto riguarda le nuove armi Force. Ovviamente il discorso sarebbe abbastanza diverso perché qua dovrei pullare di gemme in realtà. Io sto andando di ticket solo perché ne ho tanti e sto veramente provando la fortuna con un LD che comunque già possiedo, quindi non mi interessa, anche se questa poteva essere benissimo una force, dato che la percentuale è praticamente identica, però. Però ovviamente ho preso l'LD anziché la force. Guarda il caso, molto molto strano. Cioè, praticamente LD e force hanno le stesse percentuali, però ovviamente essendoci più LD è normale che si prendano più LD. In questo caso ovviamente. Un'altra LD che poteva benissimo essere una force. Forse il rammarico più grosso è proprio questo, ovvero il fatto che quando si pulla e si vede un LD al posto di una force, il primo pensiero che viene in mente al giocatore adesso è questo, ovvero dire: guarda, questa è un LD, però tecnicamente poteva essere una force. Quindi diciamo che tu rosichi due volte, uno perché possiedi già l'LD e due perché con la stessa probabilità hai beccato l'LD e non la force. Quindi diciamo che è questa la cosa un po' fastidiosa forse di questo nuovo meta.
almeno per me. Forse questa è l'unica cosa un po' fastidiosa, perché la stessa percentuale, però mi esce l'LD anziché la Force. Dici sì, va bene, ci sono più LD nel banner, quindi hai più probabilità di beccare un LD rispetto alla Force, però siamo a pari percentuali, quindi è proprio una questione proprio di culo in quel caso. Poi addirittura tutte monoro mi stanno uscendo. Che non è male, attenzione, perché comunque da ticket che ti esca almeno una dorata è buono come risultato, non è male. Però, sinceramente parlando, uno spererebbe in qualcosa di più. Allora, anche qui ennesima orbe dorata, però orbe dorata vi ricordo è tutto e niente. Infatti in questo caso un'altra ex di Lenna. Ma per me sono tutte Power Stone alla fine, quindi va bene, nel senso avere almeno delle dorate all'interno di queste multi mi fa avere delle Power Stones, e le Power Stones sapete benissimo che sono diventate praticamente la merce di scambio più rara presente all'interno del gioco. Addirittura 3. Non è affatto male. Ultimi 10 ticket. Altra orb dorata. E da un bel po' che non vedo la orb viola. In realtà mi piacerebbe rivedere quella orb viola così, no? Come i primi tempi in cui si pullava Kane o Kryl, no? Mi sono usciti dalle free. Adesso la situazione è un po' diversa. Forse questa fine 2021 si sta chiudendo nella maniera peggiore. E le di Afmau, che non è male, però ovviamente niente da fare. Va bene, vedremo stasera cosa fare, perché non so se andare di gemme per appunto la Force, sperando anche di beccare la Burst. Ho tentato questi ticket perché, ripeto, a me il premio che tecnicamente mi basterebbe, tra virgolette, è la Force in questo caso, però... se devo fare un investimento e quindi devo spendere le gemme, a questo punto si punta direttamente alla Burst e si va avanti con la Burst. Non mi piacciono molto le condizioni di Charlotta, se devo essere sincero, ovvero le condizioni di attivazione della sua barra Force, ma ne parleremo stasera, per cui vedremo un po' il da farsi. Detto questo, signori, io vi aspetto stasera, spero che le vostre pull siano andate decisamente meglio. E come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!